Girandola di emozioni al Cibali in una partita ricca di pathos, privo di quattro titolari, l'Atletico supera il Gualdo vice capolista, ma gli applausi accomunano vincitori e vinti. Una palla gol per parte nel primo tempo. Al 20° Marino di testa da pochi passi non riesce a inquadrare la porta. A tempo scaduto, in sospetta posizione di fuorigioco, Torino davanti al portiere invece della botta opta per il pallonetto, facendo disperare i compagni. In una pirotecnica ripresa va vicinissimo al gol il Gualdo con Tedoldi, che tira a colpo sicuro, la traversa e la linea gessata consegnano alle braccia di Amato una palla insperata. Secondo un copione consolidato nel calcio, chi sbaglia paga, lanciato da Caramel, Bombardini agganciato col piede da Savorani, calcio di rigore. Dal dischetto Lerda spiazza il portiere e porta in vantaggio l'Atletico, è il 14°. Passano 4 minuti e gli uomini di Foti raddoppiano con un gol di quelli da ricordare. Un difensore anticipa Lerda chiamando al tiro Caramel, che carica il destro e sgancia un missile che il portiere vede quando già gonfia il sacco. Non c'è neanche il tempo di esultare, in piena area contatto fra Moro e Torino per l'arbitro Airoldi irregolare. Sul rigore doppia prodezza di Amato, prima respinge la battuta di Torino, poi con un prodigioso colpo di reni riesce a evitare il recupero degli avversari. Ma il Gualdo continua a credere nella rimonta e al 28° riduce le distanze con una parabola d'effetto di Magnani, entrato 9 minuti prima, che inganna Amato. L'ultimo quarto d'ora è un concentrato di emozioni e di poco alto il colpo di testa in tuffo di Torino. Lanciato da Moro, Bombardini centra in pieno la traversa, ma era fuori gioco. Ancora vicino al pareggio il Gualdo, fuori di poco il colpo di testa di Cicconi. Contropiede dell'Atletico, Bombardini può chiudere il conto, pallonetto liffettato fuori di un soffio. Ancora Bombardini trova lo spazio per il tiro e impegna Savorani. È proprio finita.